Buongiorno Milano da Palazzo Marino. 40 anni fa, il 28 maggio 1980, in via Salaino, alle 11:10, un grandissimo milanese, Walter Tobagi, venne falcidiato da 5 colpi portati dal comando 28 marzo. Walter era un giornalista del Corriere della Sera e presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti. Permettetemi pochi secondi di silenzio. La sera prima Tobagi aveva parlato al Circolo della Stampa. Il suo discorso verteva sul ruolo del giornalismo e come i giornalisti dovessero porsi nei confronti di un terrorismo dilagante. Aveva parlato così: evitiamo che si avveri, come vuole il terrorismo, l'imbarbarimento del paese, che interrompa il dibattito civile. E stiamo a vedere a chi toccherà la prossima volta. E la prossima volta purtroppo toccò a lui. Toccò a lui per come era fatto, perché i terroristi non potevano sopportare questa dignità. Un mediatore, perché Walter era veramente un mediatore, ma capace di grande decisione quando c'era da difendere la libertà. E Ferruccio De Bortoli lo definì combattente della normalità del dovere. Ecco, di fronte a questa definizione di De Bortoli c'è morto, la normalità del dovere. E quella normalità del dovere è semplicemente che poi ha sconfitto il terrorismo. Il terrorismo non è stato sconfitto dalle grandi armate, è stato sconfitto certamente dallo Stato. Ma più che mai allora lo Stato erano i cittadini e tanti Walter Tobagi nel rispetto delle loro capacità, del loro ruolo. Tutti noi milanesi dobbiamo sentirci un po' Walter Tobagi. Non abbiamo le sue capacità, era un giornalista meraviglioso, vi invito a rileggere quello che ha scritto, ma dobbiamo sentirci nel nostro piccolo capaci di trarre insegnamento da questi modelli e capaci di spenderci per difendere i nostri valori. Gli italiani hanno sconfitto il terrorismo e saranno gli italiani a sconfiggere il virus e saranno sempre gli italiani a difendere il nostro meraviglioso paese. Però la memoria è veramente qualcosa di fondamentale e Milano vorrà continuare a essere una città che coltiva la giusta memoria. Grazie, Walter.